Eijkman 2019, stand Moto Morini, siamo in compagnia della nuova Moto Morini 6,5 che dopo la Super Scrambler ci fa compagnia nel segmento delle Scrambler, stavolta con cilindrata ridotta a 650 cm3. È il nuovo motore che fa da base a una piattaforma di moto inedite. Allora, andiamo a scoprire nei dettagli. Il bicilindrico parallelo fronte marcia è disponibile sia in versione a potenza piena, che ancora non è stata svelata, sia in versione 48 cavalli, quindi per possessori di patente A2. Il telaio è tutto nuovo, la componentistica rimane comunque di livello perché abbiamo una forcella di 50 mm di diametro completamente regolabile, come è completamente regolabile anche il monoammortizzatore posteriore. Dopo nei dettagli delle ruote abbiamo cerchi rigorosamente a raggi, 17 i pollici al posteriore, 19 i pollici invece della ruota anteriore, le gomme sono le Metzler Karoo Street. Parliamo invece di estetica, le linee sono inconfondibilmente Morini, derivano un po' anche dalla Milano che è il grande successo, diciamo, dal rilancio del brand. La coda della Morini 6,5 è molto corta, c'è comunque spazio per il passeggero ed è lasciata tronca apposta perché, come potete vedere, il portatarga è stato spostato qui tramite questo monobraccio davanti alla ruota posteriore. Perché? Per dare sfogo alla fantasia dei personalizzatori che vorranno mettere mano sulla Scrambler di media cilindrata di Morini. Il display TFT, comandato dal nuovo blocchetto elettrico di sinistra, qui è in configurazione ancora prototipale, ma i blocchetti saranno rifiniti come la tradizione Morini. E altra grossa novità, il faro anteriore totalmente a LED, simile a quello della Super Scrambler, molto luminoso, e al centro su sfondo nero in questo gioco di luci c'è il proiettore abbagliante anabbagliante. Arriverà in primavera inoltrata probabilmente del 2020, il prezzo non ci è stato ancora comunicato, ma siamo sicuri che sarà sicuramente competitivo. E voi che cosa ne pensate della nuova Moto Morini 6,5? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video lasciateci un like, iscrivetevi al canale e non dimenticate di cliccare sulla campanellina per non perdere tutti i nostri prossimi video qui dal salone di EICMA 2019. Ovviamente seguiteci anche sui nostri canali social, Instagram, Facebook e Twitter, e per tutti gli approfondimenti sul sito www.motorbox.com. Al prossimo video, ciao!